Bene, dovremmo essere in diretta. Io sono Michele Linfozzi dell'Associazione di Milano Sottosopra e a nome di tutta l'organizzazione del ciclo L'iniziativa L'Alternativa nella Storia, saluto tutte le persone che si sono già connesse per seguire questa diretta e ovviamente ringrazio tutti i nostri relatori e le nostre relatrici in questo caso che diciamo cordialmente e cortesemente hanno dedicato il loro tempo per essere qui oggi a discutere di un tema che è quello di memoria, storia e cancel culture, che rientra diciamo perfettamente all'interno del senso generale dell'iniziativa che appunto porta il titolo L'alternativa nella storia, perché diciamo l'obiettivo principale è quello di riproporre la storia, diciamo, come un criterio centrale per ragionare sul mondo. E questo, diciamo, in un duplice senso. Cioè, noi sappiamo che nel mondo avvengono processi che devono necessariamente essere analizzati non solo sincronicamente, ma anche in modo diacronico. Cioè, possiamo comprendere il presente solo andando alle radici di processi che sono di breve periodo, ma spesso anche di lungo e lunghissimo periodo. D'altra parte, non solo il mondo è storico, ma anche la ragione che lo indaga ha spesso una sua storicità, che deve essere compresa, soprattutto se, l'obiettivo è quello di vedere all'orizzonte, sorgere un'alternativa. Solo un cambio di paradigma insieme materiale ideale può portarci appunto ad aprire una breccia diciamo nel presente, rilanciare, diciamo, possibili alternative future. Questo è un po' il senso dell'iniziativa nella sua generalità. Il dibattito di oggi va a parlare di memoria, storia, come dicevo prima, e nello specifico del dibattito appunto attuale, o almeno nei mesi scorsi molto attuale e fervente, della cancel culture. Prima di entrare nello specifico, appunto, introdurrei i relatori. Partendo da Carla Panico, che è dottoranda presso l'Università Portoghese di Coimbra, e tra i suoi contributi, appunto articoli e paper accademici, segnalerei un breve articolo scritto per la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, appunto dedicato al tema della riappropriazione collettiva della storia. Lo trovate appunto sul sito della fondazione e porta il titolo Stories Matter, Many Stories Matter, per una riappropriazione collettiva e appassionata della storia, appunto un tema di cui magari avrà occasione di parlarci poi Carla. Poi appunto Valentina Pisanti, che è professoressa di semiotica presso l'Università di Bergamo e appunto da una prospettiva appunto non storica, come quella di Carla, ma semiotica, indaga, diciamo, l'uso della memoria, la costruzione collettiva della memoria, e in questo suo recente testo, tra l'altro di cui ha avuto già modo di parlare con noi di Sottosopra, I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe, dovrebbe essere appunto anche il sottotitolo, Pisanti si occupa appunto diciamo dei paradigmi maggioritari nel presente di costruzione di memoria collettiva, e soprattutto parlando appunto del paradigma cosiddetto vittimario. Poi Patrizia Vioni, professoressa ordinaria presso l'Università di Bologna, anche lei semiologa, e in questo caso il testo di riferimento che abbiamo voluto, diciamo, porre all'attenzione anche di chi ci ascolta è Paesaggi della memoria, il trauma, lo spazio e la storia, un testo sempre edito da Bompiani come il precedente di Pisanti, un testo che appunto non da una prospettiva storica, ma sempre utilizzando gli strumenti della semiotica, indaga appunto come i luoghi portino con loro diciamo, le tracce del tempo e siano strumenti importanti per costruire la memoria collettiva e quindi un rapporto diciamo col passato. Infine Raffaele Alberto Ventura, autore di vari testi, un ultimo testo è quello diciamo di Einaudi Radical Shock, in particolare diciamo un testo che aveva fatto qualche anno fa
aveva, diciamo, scatenato un grande dibattito a livello anche pubblico, era stata la teoria della classe disagiata, edito non dei Naudi, in quel caso Madame Minimum Fax, è un testo del 2017 che penso sia ancora facilmente recuperabile. Quindi, giusto, non volevo dilungarmi troppo, ho dato giusto il tempo anche alle persone che ci seguono di connettersi e quindi entrerei nel tema di oggi con una prima domanda che porrei a Carla Panico e a Valentina Pisanti ed è, diciamo, una domanda propedeutica. Cioè una domanda che vuole andare a analizzare non direttamente la definizione di memoria e di storia, ma una domanda che si propone di capire qual è la nostra esperienza, diciamo, del corso storico all'interno di una fase come la presente, nella quale per diverse ragioni, possiamo dire, il rapporto con il passato è problematico. È problematico perché, possiamo dire, per il modo in cui speriamo il mondo, un modo molto mediatico, è come se fossimo precipitati in un presente, in un'età presente, da cui non si riesce a uscire. Ecco, per dare una maggior determinazione a questa domanda, vorrei giusto leggere una citazione autorevole di Eric Hobsbawm e poi passare direttamente la parola alle relatrici, partendo magari da Carla Panico. La citazione appunto recita così: la distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani, alla fine del secolo, è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questa è una citazione appunto posta alla fine del secolo breve. Con questa citazione lascio subito la parola a Carla Panico. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tantissimo per l'invito agli organizzatori e alle organizzatrici, anche a queste suggestioni che ci hanno mandato per, diciamo, anche contestualizzare un po' poi il dibattito e le domande, che sono state molto, molto belle e interessanti. Chiaramente inizio con una domanda per la quale ci vorrebbero, direi, secoli di storia dell'umanità per rispondere, no? Quindi sicuramente non è quella con cui è più facile rompere il ghiaccio brevemente. Posso dire che forse, non so, magari un po' provocatoriamente, rispetto magari alla citazione di Hobsbawm che è stata data come input iniziale alla discussione, forse se dovessi guardare ai primi anni 2000 invece a questo ventennio che abbiamo messo insieme del nuovo millennio, vedrei le cose un po' diversamente, nel senso che io credo che dall'altro lato, questo sottotesto, che è un po' il convitato di pietra anche forse a questa prima domanda, no? Che è l'avvento di una digitalizzazione. Diciamo così, pervasiva delle nostre esistenze, che poi diventa anche la nostra esperienza del tempo e dello spazio e soprattutto della relazione, perché senza, diciamo, la relazione e relazione comunitaria non c'è tempo e spazio, no? Per quello che mi riguarda. Si porti dietro una caratteristica che io credo sia molto peculiare di questa esperienza del passato e del presente che noi facciamo, che è un po' il contrario forse di quello che diceva Hobsbawm, cioè io credo che ci sia una nuova, inedita tendenza nella storia dell'umanità a sentirsi nelle condizioni materiali di non poter dimenticare più niente, di dover mantenere traccia di tutto. Pensiamo in fondo a cosa sono i social network, no? Sono un enorme archivio di tutto quello che noi siamo stati, tutto quello che noi facciamo, i nostri selfie, la nostra presenza su formati digitali. Certo, ha dei limiti perché chiaramente ci possono essere delle grandi distruzioni di materiale, hardware, che a un certo punto bruceranno degli interi pezzi di memoria, ma è una cosa estremamente rara, tutto sommato, proprio perché noi assistiamo per la prima volta nella storia a una digitalizzazione dei supporti così totale. E mi collego un po' anche cercando di entrare subito nel vivo del dibattito contemporaneo. Questo ci porta a una questione, per esempio, che oggi è impossibile una cosa che viene chiamata molto spesso in ballo, che è la cosiddetta damnatio memoriae. La damnatio memoriae è qualcosa che ha a che fare
con una concezione epigrafica della storia, no? Che vuol dire epigrafe? È scrivere su supporto materiale, non è neanche su carta, è scrivere su pietra, è scrivere su mattoni. Allora, all'interno di questo tipo di concezione della storia, chiaramente il supporto materiale, che molto spesso era anche urbano, architettonico, era ciò che fisicamente manteneva la traccia di ciò che veniva raccontato, oltre a rappresentare il modo in cui una società si identificava attraverso dei simboli che ne raccontavano la storia. Quindi la dannazione memoria era una distruzione materiale di oggetti che mantenevano il racconto della storia. Oggi questa cosa è tecnicamente impossibile. Tutto lascia tracce, direi immateriali, ma non mi piace molto l'espressione immateriale, lascia tracce digitali. E questo ci porta a una idea, secondo me, della storia che cambia molto nella percezione, direi così, mainstream. Secondo me c'è questa idea molto moderna, molto contemporanea, che la storia sia fondamentalmente un'archeologia, cioè che il ruolo dello storico sia quello di conservare traccia di tutto così com'è, no? Di fare una specie di continua catalogazione. Quando al contrario io penso che il ruolo dello storico o della storica sia proprio quello di essere capace di mantenere traccia del conflitto che esiste tra ciò che si dimentica e ciò che si tramanda, o da ciò che si dimentica e ciò che si riporta alla memoria. Mi dispiace anticipare già un po' la domanda successiva, però è davvero difficile, no, mantenere separate le questioni, perché noi quando parliamo di questa relazione tra passato e presente parliamo del modo in cui pensiamo la storia, che è sempre un fatto di costruzione collettiva di memoria. Anche questa idea che sia molto moderno il fatto di distruggere pezzi del passato, io credo che sia assolutamente sbagliata. Noi, anche nella visione più, diciamo, accademica della storia, no? Quella anche più occidentale, più eurocentrica, se vogliamo, noi dividiamo le epoche storiche in base a, fondamentalmente, non a cose che prima non si sapevano e che vengono scoperte. Questo intendevo quando dicevo si diffonde un'idea archeologica della storia, come se la storia consistesse in trovare il fossile o trovare il documento che prima non si conosceva. In realtà non funziona così. Ciò che cambia sono i paradigmi, cioè il modo in cui noi guardiamo le cose, e le epoche storiche noi le scandiamo proprio in base a cambiamenti di paradigma. No, noi passiamo all'età moderna con quella che è definita la scoperta dell'America. L'America non viene scoperta, era sempre già lì. Ciò che cambia è il modo in cui chi scrive la storia, cioè gli europei, guarda il mondo. Quindi è un cambio di paradigma. Addirittura dall'età moderna all'età contemporanea noi passiamo con la Rivoluzione francese, che è il cambiamento di paradigma più anche, diciamo, storicamente iconoclasta che noi abbiamo conosciuto, no? È il momento in cui c'è un nuovo soggetto che subentra nella storia, prende parola, e cosa fa? Cambia il modo in cui si denominano le cose, si cambia il modo di dare nomi ai mesi, agli anni, si distruggono le statue, si attacca alla narrazione memorialistica di una storia che vuole essere cambiata. Ecco, questo è considerato uno degli eventi storici che marcano la contemporaneità, ed è esattamente un evento storico che noi dobbiamo registrare come un conflitto tra ciò che si cancella e ciò che si riscrive, no? In qualche modo, che credo sia un po' il nostro ruolo. E credo che questo ci porta anche a questa relazione. Io dicevo, la memoria è sempre una cosa collettiva, perché penso che ci sia un'idea anche sbagliata di cos'è una memoria parziale o una memoria comunitaria, o dico anche una memoria familiare, rispetto a ciò che è pensato essere la storia, quindi la memoria ufficiale. Anche tra questi due campi c'è un costante conflitto, e io penso che sia importante capire, quando si parla di una memoria familiare o comunitaria, non si parla di un ricordo privato, che è un'altra cosa, no? Ogni famiglia ha dei ricordi legati alle proprie radici, ai propri antenati, che un po' fondano l'identità del clan, del gruppo familiare. Però quando si parla di memoria familiare, secondo me si fa sempre riferimento a qualcosa che cerca di uscire per ricevere una legittimazione esterna, e quindi che fa parte di questo conflitto, di questo movimento, quando molto spesso poi la storiografia ufficiale, cioè il modo in cui una storia viene raccontata in maniera egemonica in un determinato momento, è molto legato a una memoria istituzionale, cioè a una memoria che chi in quel momento detiene il potere può far scrivere, no? In qualche modo. Questa è sempre stata una memoria parziale, è sempre stata una memoria che parte da cancellazioni o da esaltazioni di alcuni aspetti nei vari momenti. Pensiamo, quando io dico una storia istituzionale, perché per esempio nella storia europea è fondamentalmente una storia di stati-nazione,
gli stati-nazione fondano la propria origine sul riscrivere continuamente le origini etniche della comunità a cui fanno riferimento. Pensiamo allo Stato italiano, a come a seconda dei diversi momenti storici e diversi contesti anche politici, noi abbiamo una maggiore esaltazione dell'origine latina, piuttosto che di quella di vari gruppi e società che preesistevano alla colonizzazione latina e hanno resistito a questo, o l'identità magno-greca nel sud, oppure l'identità comunalista, scusate, in alcuni altri momenti, no? Stesso vale in Francia con il conflitto tra l'origine gallica o l'origine franca, a seconda di quale casa reale fondamentalmente era al governo in quel momento e quindi faceva riferimento a avere le proprie origini all'interno di quella popolazione. Un ultimo esempio lo faccio al volo perché è importante, è diciamo, relativo a uno Stato, ma è anche relativo all'identità europea. Come la Spagna ha costruito la sua identità a partire dalla cacciata dell'elemento arabo, no? Degli arabi, che è stato anche un modo di espellere l'identità araba dall'identità europea, che era molto presente in varie parti dell'Europa e non soltanto nell'Andalusia, diciamo nel resto della Spagna e poi nell'Andalusia. Anche una cosa che è stata distrutta fisicamente, no? La distruzione delle grandi moschee e la ricostruzione sopra di grandi templi, di grandi luoghi religiosi cristiani. Concludo su questo tema. Diciamo così, io penso che esista una memoria nazionale che può essere molto spesso pacificatrice. È una memoria familiare, dall'altro lato, comunitaria, che ha sempre a che fare con una riscrittura, una forma di resistenza e di conflitto. Scrivere la storia significa proprio non scrivere il folklore, cioè non scrivere un'immagine del passato idilliaco e sempre uguale a se stesso, ma restituire un conflitto. Ultimo riferimento, io non sono un'esperta di questo tema, ma esiste una splendida bibliografia fatta da tantissimi studiosi e studiose italiane molto importanti su come la memoria della resistenza in Italia sia stata una memoria familiare, perché la memoria nazionale italiana è stata una memoria di amnistia, cioè di pacificazione di un conflitto che è stato fondativo, perché fondamentalmente l'Italia non ha avuto la sua Norimberga, no? Quindi la memoria di quel conflitto, la memoria delle 5 giornate, la memoria degli eccidi nazifascisti in Toscana, sono tutte memorie che sono state costruite da comunità familiari. Quindi mi fermo qui anche perché appunto ho parlato fin troppo, però volevo dare questi primi elementi che mi venivano in mente. Sì, ringrazio a me, appunto, penso anche di tutti gli ascoltatori, la Carapanico per il suo intervento e, come detto prima, passo immediatamente la parola a Valentina Pisanti. Forse deve mettere il microfono, non so se mi sente. Ecco, ho cominciato a parlare a vuoto, mi dispiace. Allora, dicevo che ringrazio Sottosopra Michele e ringrazio anche Carla Panico per il modo in cui ha presentato, come ha rotto il ghiaccio su questo argomento. E anche io, come lei, avevo qualche cosa da dire riguardo alla citazione di Hobsbawm, la famosa citazione che taluni leggono in senso un po' moralistico e banale, tipo i giovani non conoscono la storia, eccetera, e anche per me era importante evitare questo tipo di lettura. Primo perché non saprei neanche come verificare la tesi, cioè bisognerebbe capire quanta storia viene conosciuta dalle varie generazioni, eccetera, ma soprattutto perché accanto a questi numerosi gridi di allarme che ultimamente si sentono riguardo all'ignoranza storica delle nuove generazioni, noto che ci sono almeno altrettanti interventi che vanno in senso diametralmente opposto, e cioè se facciamo soltanto una rassegna dei libri che sono usciti negli ultimi anni riguardo alle eccessi del passato, gli abusi della memoria, adesso mi sono scritta l'elenco ma non ve lo ripeterò qui, ecco, è una cospicua bibliografia. Quindi evidentemente il problema non riguarda tanto la quantità di passato nelle nostre vite, quanto il modo in cui viene utilizzato e appunto se ci sono effettivamente delle differenze nel corso degli anni riguardo alle
diciamo, i modi di formattare e interpretare gli eventi passati. Ecco, questa citazione di Hobsbawm, peraltro, è del, se non mi ricordo male, del 94, una cosa del genere, e si riferiva appunto, come diceva già Carla Panico, a un contesto diverso rispetto a quello attuale, perché i giovani di cui parla Hobsbawm sono i giovani cresciuti, peraltro sono i giovani della mia, gli ex giovani della mia generazione, cioè quelli che sono cresciuti in quegli, secondo me, un po' sciocchi anni 90, decenni di pace, almeno in Europa occidentale, di relativo benessere, di apparente trionfo delle liberal democrazie e poi anche dell'avvento di internet e tutta quella credenza diffusa in quegli anni del superamento delle ideologie, che appunto era una credenza profondamente ideologica, come ci rendiamo conto soltanto forse adesso. Erano appunto degli anni per molti largamente spoliticizzati, dove chi aveva desiderio di impegnarsi sul fronte, insomma, vagamente politico, tutt'al più si interessava e si impegnava in riferimento ai diritti umani, all'antirazzismo, al pacifismo. Era un periodo in cui sostanzialmente una sorta di narrazione ecumenica prendeva il posto di narrazione o paradigmi più fondati sul conflitto, perché l'idea era di lasciarsi alle spalle il Novecento in nome di un ripudio, se vogliamo, dei totalitarismi che molti all'epoca equiparavano quindi con quelle tendenze verso il revisionismo di cui si trovavano parecchie tracce anche nella stampa cosiddetta moderata. Ed è infatti anche quel periodo in cui emerge, affiora l'interesse pubblico per il fenomeno del negazionismo, inteso come sorta di confine oltre il quale il revisionismo non si poteva spingere, perché l'idea di fondo era che, genocidio a parte, i due totalitarismi del Novecento potessero essere appunto considerati come due facce di uno stesso fenomeno, perché si diceva condividevano abbastanza tratti nefasti da giustificare una loro fusione narrativa nel ruolo di nemici assoluti, latori di valori opposti rispetto a quelli rivendicati dalle democrazie occidentali, a cominciare da quel famoso valore della libertà di espressione. E dunque il comunismo ridotto ai suoi elementi repressivi, un comunismo inteso non soltanto come una realtà storica, ma anche come una filosofia politica, appariva esclusivamente come un errore, un terribile abbaglio collettivo che, per fortuna, con il crollo del muro di Berlino, con la fine, appunto, con la fine del comunismo, aveva appunto ceduto il passo ad una nuova era che taluni chiamavano appunto un'epoca post-storica, comunque post-ideologica. Ecco, perché dico tutto questo? Perché secondo me va inquadrato in quel contesto anche l'enfasi che da quel momento in avanti si pone sulla memoria in generale, sulla memoria dell'Olocausto come paradigma delle altre memorie in particolare, come collante identitario delle democrazie occidentali, con quella sua retorica sempre più martellante, vagamente anche ricattatoria del dovere della memoria, come unica forma di impegno politico prescritto dalle istituzioni, e che, come sempre accade con la memoria istituzionale, giustamente va fatta questa distinzione, come sempre accade con la memoria istituzionale, finisce per essere funzionale al mantenimento di un ordine di senso in quel momento egemone, è presentato come indiscutibile, cioè lo spauracchio del male assoluto che in qualche modo rende accettabile qualsiasi male minore. Ed è abbastanza mia convinzione che questa, non so con quanta consapevolezza strategica, ma che questa, che in quegli anni, e di cui negli anni, primi anni 2000 sono la propaggine, la memoria, e in particolare la memoria dell'Olocausto e la memoria come base per un impegno politico, per cui anche tutte le cosiddette politiche identitarie, identity politics, fondate sull'idea di un patrimonio
commemorativo come base comune, eccetera, eccetera, abbia anche servito gli scopi di questo mantenimento dello status quo, celebrazione delle democrazie liberali intese come unica via possibile del progresso, e soprattutto è stata una forma di atrofizzazione dell'immaginazione politica, fondamentalmente. Non si andava a cercare altri esempi della storia per cercare eventuali alternative, giusto per rifarmi al titolo di questa rassegna, di questo ciclo di seminari. Ecco, io penso che così vada forse inquadrata la citazione di Hobsbawm, anche considerando che Hobsbawm in realtà non sta parlando della distruzione del passato, che sarebbe la versione semplicistica, la lettura semplicistica di questa sua citazione, ma sta parlando della distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quelle delle generazioni precedenti. E quindi io l'enfasi la porrei, casomai, su questi meccanismi sociali, chiedendomi a quali meccanismi potrebbe riferirsi. Per esempio, viene in mente, può essere la scuola, può essere, come diceva, la famiglia, la partecipazione politica. Ecco, penso che la questione vada articolata un po' meglio, anche alla luce delle trasformazioni che nel frattempo sono avvenute. Cioè, per esempio, riguardo alla scuola, a me sembra che il problema, ammesso che ci sia, forse c'è un problema di come si insegna la storia, il peso dato, la rilevanza data all'insegnamento della storia a scuola. Ecco, secondo me il problema è assai più, è molto più generale, molto più radicale, è molto più serio, perché la questione semmai è la crisi della scuola tout court, la scuola intesa come appunto luogo pubblico, e tutta questa, cioè, tutto questo argomento andrebbe affrontato alla luce di decenni di decisioni politiche prese ai danni della scuola, ai danni in generale dell'aspetto pubblico dell'istruzione. Idem per la partecipazione politica: se quella filiera di conoscenze, di trapasso, di conoscenze anche storiche, è stata in qualche modo interrotta, non dobbiamo preoccuparci principalmente di quello, ma semmai di che cosa ha portato a interrompere la filiera stessa. Ecco, invece, per quanto riguarda le famiglie, giustamente Carla Panico sottolineava l'aspetto della memoria della resistenza, la memoria viva familiare per alcune persone, per alcune famiglie, della resistenza. Io penso che però qui purtroppo il problema generale sia che non c'è stata discontinuità nella trasmissione delle conoscenze storiche. Cioè, dico purtroppo perché ho l'impressione che certi ricordi familiari, considerato che per la maggior parte delle famiglie italiane i ricordi familiari sono i ricordi del fascismo, non della resistenza, e per certi ricordi familiari, per esempio, imperniati sul mito degli italiani brava gente, tutti quegli argomenti autoassolutori che per alcuni decenni sono stati un po' racchiusi dentro sacche di come si potrebbe dire, di latenza commemorativa molto privata, perché in contrasto con quella che era la narrazione, diciamo, istituzionale egemone, sempre appunto ispirata ai valori della resistenza. Ecco, nel corso degli ultimi anni, forse decenni, in assenza di controspinte culturali, scuola appunto e tutto il resto, io penso che semmai il problema è proprio che questi ricordi familiari abbiano avuto possibilità di uscire dalla latenza e di essere trasferiti di generazione in generazione in maniera forse appunto sempre tenuto conto che appunto decenni di messa ai margini di questi ricordi avevano anche alimentato un certo atteggiamento rancoroso nei confronti di quella che era stata la storia, la storiografia dominante. Ecco, semmai il problema è proprio che non c'è stata una sufficiente cesura generazionale negli ultimi anni. Questa cosa è sempre più evidente. Quindi ecco, io credo che, forse ne parleremo meglio nel secondo blocco di questa
di questa conversazione. Io credo che quando parliamo del rapporto con il passato non dobbiamo tanto riferirci a quanto passato c'è nelle nostre vite, ma riferirci appunto alle modalità e alla consapevolezza che noi abbiamo riguardo alle modalità di questa trasmissione di conoscenze storiche. Poi appunto tutta la questione dell'equilibrio tra storia e memoria ha anche molto a che fare con quanto potremmo discutere di qui in avanti, però magari lascio la parola adesso a Michele per vedere dove vuol far girare la discussione. Sì, ringrazio Valentina Pisanti per questo primo intervento, così come avevo fatto anche con Carla Panico. Penso appunto che la domanda propedeutica abbia colto nel segno, ovvero sia chiedersi qual è la nostra esperienza del passato prima di passare a una prima possibile definizione di che cos'è memoria e di che cos'è storia, che sono entrambe, potremmo dire, dei possibili rapporti col passato, entrambi legittimi e che rimangono legittimi nella misura in cui si è consapevoli della loro precisa distinzione. La memoria è un fatto prevalentemente individuale che poi diventa familiare e collettivo, come abbiamo detto. La storia è un lavoro, se vogliamo, più rigido, più scientifico e che ha pretese epistemologiche differenti. Oltre a una possibile definizione di memoria e storia, questa è la prima parte della domanda, sarebbe anche interessante comprendere qual è la funzione identitaria, tanto di memoria quanto di storia. Ovvero sia, sappiamo che la memoria e la storia si fanno sempre al presente, ovvero sia, noi parliamo del passato per capire cosa siamo oggi e in che direzione vogliamo muoverci nel futuro. Appunto, qual è la funzione identitaria di storia e memoria e in che modo contribuiscono alla formazione di identità non tanto individuali quanto proprio collettive? Questa, diciamo, è la seconda domanda che porrei prima a Patrizia Violi e poi ancora a Valentina Pisanti. Quindi, appunto, se la professoressa Violi vuole intervenire attivando il microfono. Si rischia di parlare per mezz'ora in mute, che non è simpatico. Innanzitutto anch'io comincio col ringraziarvi per questa occasione che mi permette di chiacchierare insieme a Valentina, amica da tantissimi anni, e a Carla Panico, che conosco già per le sue scritti. Mi fa molto piacere conoscerti direttamente, tra l'altro sei omonima di un mio carissimo studente e aiutante, che è Mario, che credo tu conosca. Prima di entrare in merito alla discussione fra memoria e storia, volevo però proprio riprendere brevissimamente una cosa che aveva detto Carla, che mi è parsa da un lato molto giusta, dall'altro però un po' più complicata, cioè la questione che è assolutamente fondamentale che tu hai posto del ruolo del web e di quanto il web stravolge, cambia, altera i meccanismi di memoria. Tu dicevi non, la damnatio memoria oggi non può più esistere perché tutto resta. E hai ragione dal punto di vista dell'iscrizione, cioè tutti noi possiamo mettere qualunque cosa nel web e lì sta. Però dal punto di vista, se ci pensi invece del retrieval, cioè del come noi riusciamo a trovare quelle informazioni nel web, la cosa funziona in modo molto diverso e funziona in un modo che secondo me è come se può produrre damnatio memoriae, non la vecchia che aveva un centro di decisione rispetto alle dinamiche di oblio, ma una specie di automatismo di oblio e quindi di damnatio memoriae che dipende proprio dal fatto che il recupero dell'informazione avviene attraverso algoritmi molto complicati, che non sono solo quante volte uno va a vedere quel sito, ma sai che ci sono tante varianti, insomma è una roba molto molto complessa, come quali sono le prime 10 linee che noi vediamo quando su Google scriviamo Carla Panico o resistenza. Ecco, lì secondo me operano dei meccanismi di cancellazione, forse è troppo forte, diciamo narcotizzazione di tutta una serie di elementi che sono probabilmente gli elementi
più marginali e più interessanti di una trasmissione memoriale, perché va a finire che nella zona centrale ci finisce ciò che è più spesso cliccato, quindi ciò che diventa centrale. Quindi credo sia molto interessante riflettere anche su come funziona l'oblio in questo meccanismo, che in qualche modo ribalta la prospettiva dell'iscrizione nel web. Vabbè, era una parentesi, però, che mi sembra molto importante e molto attuale se riflettiamo sul rapporto fra memoria e storia, che poi vuol dire fra memoria e oblio. Allora, una primissima cosa, io mi trovo molto a disagio a parlare di la memoria e la identità, perché credo che il singolare sia inapplicabile, nel senso che come ci sono tante memorie e ci sono tante identità, anche a livello individuale, no? Non siamo una cosa sola, siamo insegnanti universitari, siamo cantanti rock alla sera, io no, ma forse qualcuno c'è che fa le due vite. Siamo mille pezzi diversi che stanno assieme, a volte anche con una certa fatica. Lo stesso vale per la memoria. Le nostre memorie sono molteplici, sia a livello individuale, ma soprattutto sono contraddittorie, sono conflittuali. Anche a livello individuale possiamo ricordarci cose diverse, in momenti diversi, o a volte anche in contemporanea. E quando si passa dalle memorie individuali o familiari, e nelle memorie familiari, figuriamoci se questa dinamica del conflitto non c'è, alle memorie, preferirei dire, collettive, storiche, io credo che proprio di comune resti poco. Ci sono forse sottocomunità che condividono in parte una certa visione identitaria e memoriale, ma sono continuamente conflittuali con altre e in cambiamento sia storico, diacronico che sincronico. Sapete certamente di quello che aveva fatto quel gruppo del libro, fatto da quel gruppo di storici israeliani e palestinesi, che avevano fatto su una pagina la storia di Israele, sulla storia di Israele vista dagli israeliani, e dall'altra la storia di quello stesso territorio visto dai palestinesi. Era un esperimento molto interessante, doveva essere un libro di testo, ma nessuna scuola né in Israele né in Palestina l'ha effettivamente poi usato. Questo per dire che come le memorie sono tante e sono in conflitto, così lo sono le storie, e sono in conflitto anche quando, caso Palestina-Israele, c'è un vero conflitto, ma anche quando non c'è un conflitto, perché sono in tensione, illuminano punti di vista diversi. Allora, e variano continuamente, varia la storia, perché non si scrivono mai le stesse storie, se noi andiamo a prendere anche solo i libri di testo che usavamo noi al liceo, in particolare io che sono più vecchia di voi, e li confrontiamo con quelli odierni, vediamo storie scritte in modo molto diverso, per non parlare delle memorie che continuamente si modificano e si scrivono. Allora, il punto interessante diventa quali di queste riscritture, quali di queste questa stratificazione di memorie diverse viene poi assunta in momenti diversi da quello che diventa la storia ufficiale, dove per storia ufficiale possiamo prendere, ho appena detto che le storie sono tante, si possono scrivere in tanti modi, però avete perfettamente ragione a dire storia ufficiale, perché c'è una storia che in un certo momento storico acquista questo carattere di storia ufficiale, storia pubblica, che è quella delle commemorazioni, che è quella dei libri di testo, per esempio. Allora, la cosa interessante ovviamente diventa quali sono i meccanismi di filtro in qualche modo che selezionano, e soprattutto certamente chi li decide questi filtri. Allora, io non ho idea che ci sia il grande vecchio, che ci sia il controllo sulle memorie in un senso così forte e centralizzato. Ci sono mille meccanismi diffusi di micropotere che fanno sì che poi dalle memorie, che le storie, le varie modalità di scrivere la storia siano appunto così variabili e diversificate, anche se è vero quello che diceva Michele prima, che la storia ha una sua epistemologia, ha un suo
tentativo perlomeno di rispettare i fatti e gli eventi, mentre la memoria no, neanche quella collettiva, nel senso che non è questo il suo compito e soprattutto le sue dinamiche. Allora, quali sono le memorie che vengono selezionate e quali sono i filtri? Mi ricordo anni fa una discussione che abbiamo avuto con Umberto Eco, che diceva forse anche Valentina era presente o forse si ricorda discussioni simili, che diceva la storia non ci interessa quella di Calpurnia e dei sandali della moglie di Cesare. Ma non è mica vero, perché per un certo tempo la storia è stata quella dei Cesari, delle guerre, eccetera. Poi a un certo punto sono venuti fuori gli annali, la storia orale, la storia delle donne, e sono diventati interessanti proprio i sandali che metteva la moglie di Calpurnia. Allora, questo filtro non l'ha deciso nessuno o l'hanno deciso in tanti? Cioè non è che c'è una logica unitaria che controlla cosa dobbiamo poi valorizzare come evento storico da trasmettere, perché sono tante le dinamiche, cioè probabilmente, non so, 50 anni fa, se un'aspirante storica scriveva la storia delle calzature in epoca romana, non faceva carriera, probabilmente non trovava un editore che glielo pubblicasse, non avrebbe avuto un posto all'università e quindi fatalmente faceva un'altra storia. L'ha avuto un po' in ridere per dire che meccanismi di filtro sono anche microfiltri che organizzano il passaggio di certe informazioni. E teniamo presente anche, e poi qui passerei la parola perché magari è più carino fare più giri, al fatto che c'è una storia, ma c'è anche una storia della memoria, che è, io non sono una storica, sono semiologa come Valentina, e quindi noi ci interessiamo soprattutto al senso che acquisiscono le varie narrazioni, cioè alla costruzione culturale del senso degli eventi. Allora avviene un episodio che è forse nella sua pura fattitalità natura di evento una strage, una piccola rivolta e una piccolissima strage a Parigi. Dopodiché diventa la comune perché Marx ci scrive sopra un saggio che diventa fondamentale, e quel evento diventa un fatto memorabile. Quindi c'è un intreccio di costruzioni che diventano poi storie e memoria messe assieme. Quindi è vero che la storia e la memoria sono due cose diverse e possiamo provare, ma io non lo faccio qui, a darne definizioni più rigorose. Però teniamo presente che in entrambi i casi c'è un'operazione di riscrittura continua che è ovvia ed evidente per la memoria, perché noi sappiamo bene che della nostra stessa vita ci ricordiamo cose diverse e ci ricostruiamo una narrazione identitaria, questa sì, anche se siamo identità molteplici, però cerchiamo di darci un'identità unitaria attraverso autoracconti che cambiano molto nel tempo. E credo che la stessa cosa, anche se con meccanismi diversi e filtri diversi, avvenga anche a livello delle trasformazioni che la storia stessa fa di se stessa. Qui mi fermerei perché ho voglia di sentire gli altri e poi magari ci ritorniamo sopra. Sì, ringrazio Patrizia Violi per l'intervento. Lascio la parola, come detto prima, a Valentina Pisanti. Sì, grazie. Allora, sì, qui come mettere in ordine gli argomenti. Allora, riguardo all'idea se la memoria o le memorie è qualcosa, un meccanismo, un dispositivo acefalo, dove le selezioni, i filtraggi avvengono un po' così, come diceva Eco, un po' per caso, un po' per dei meccanismi che non dipendono dalla volontà specifica di qualcuno, oppure se facciano capo a delle intenzioni più o meno consapevoli. Ecco, io
le cose che ho studiato io, nelle cose che interessano a me interessa questo secondo aspetto, a me interessano le politiche della memoria, a me piace, interessa proprio capire come varie iniziative, magari anche conflittuali tra loro, finiscono per determinare i formati, è vero, delle memorie al plurale, però con una tendenza all'egemonia o alla conquista di un ruolo centrale, culturale centrale, per cui ciascuna memoria fa un po', è un po' in conflitto con le altre per cercare di diventare la memoria, la narrazione a cui sono tenuti a fare capo i membri di una collettività o di una comunità. E quindi a me interessa proprio questo rapporto tensivo tra storia e memoria, dove innanzitutto si mettono a confronto due ideali o due definizioni che non necessariamente corrispondono alla realtà dei fatti, perché di solito quando si confrontano storia e memoria è per dire allora la memoria è qualcosa di privato, di proprietario, io sono la mia memoria, questa è la mia memoria, giù le mani dalla mia memoria, questa è appropriazione di memoria, io decido i formati della mia memoria o di quella del mio gruppo, con tutti quei conflitti di cui sappiamo, che magari si potrà parlare anche a proposito della cancel culture, eccetera. Dall'altra parte c'è una tendenza un po' a idealizzare forse il ruolo della storia, cioè l'idea che la storia sia quel perimetro di gioco con che si dà delle regole, per cui si dice la funzione della storia è di fornire un punto di vista critico, altro, sganciato dagli interessi dominanti di questa o di quest'altra comunità commemorante, mentre invece sappiamo che effettivamente sì, questo è l'ideale e va bene che ci sia, perché comunque permette di correggere o di intervenire quando ci sono delle deviazioni rispetto a questo ideale, e tuttavia sappiamo che certo questo carattere pubblico della storia, cioè non privato, non la rende immune alla parzialità della manipolazione ideologica, considerato che non stiamo parlando appunto di una comunità avulsa dal contesto in cui opera, ma stiamo pensando appunto agli storici in carne e ossa, che quindi sono necessariamente coinvolti anche ideologicamente con i meccanismi di cui parlano, soprattutto quando si tratta di storia contemporanea. Però a me interessa vedere come l'enfasi che negli ultimi anni, da quella data di cui parlavo all'inizio, cioè sostanzialmente dagli anni 90 in avanti, l'enfasi che è stata posta sempre più insistentemente sul ruolo della memoria come collante identitario, sia così sintomatica di un certo modo di intendere il passato, perché noi possiamo avere rapporti di diversa natura col passato, possiamo considerarlo come gli eventi passati o le rappresentazioni che ce ne diamo come configurazioni provvisorie di rapporti umani che sono in perpetuo mutamento, e quindi possiamo anche pensare di attingere sì selettivamente a questi eventi passati per capire come siamo arrivati fin qui, come le cose avrebbero potuto andare diversamente, e quindi trarre ispirazione anche per eventuali azioni future. Oppure, ed è quello che secondo me è successo in questi ultimi decenni, si può considerare il passato come un patrimonio, è il termine proprietario che viene spesso usato, eredità, patrimonio, valore, eccetera. Tutti questi termini che quando cristallizzano il passato ne danno una rappresentazione di immobilità che alla fin fine è funzionale alla permanenza dell'assetto attuale e diventa uno strumento ideologico viene utilizzato per legittimare le cose come stanno. Ed è questo chiaramente l'obiettivo delle mie critiche, se non della mia polemica. Però è interessante come questo discorso sulla memoria in realtà abbia avuto a sua volta una sua storia e una sua evoluzione, perché inizialmente la decisione di uscire dai parametri e anche dagli archivi ufficiali della storia evenemenziale, eccetera, quindi l'idea di poter
raccontare delle storie diverse rispetto a quelle che inevitabilmente facevano, rispecchiavano gli interessi delle classi dominanti, è un impulso che inizialmente è un impulso, come potrei dire, progressista, se vogliamo, di sinistra, eccetera, cioè tutta quella idea che viene sollevata dalla storia orale di poter includere le voci inascoltate degli oppressi nella rappresentazione pubblica del passato, di rimettere in discussione la distinzione tra ciò che è storico e ciò che non lo è, quindi rivolgendosi a nuove fonti e dunque anche alle testimonianze e via dicendo, per dare spazio a quei soggetti che la storia ufficiale finiva per sottorappresentare. E questo è l'aspetto, se vogliamo, emancipativo dell'incursione della memoria in campo storico in senso lato. Però nel momento in cui si istituzionalizza una di queste memorie e raccontata secondo certe modalità, ecco che quell'aspetto dinamico emancipativo del ricorso alla memoria o alle memorie viene sostituito con appunto questa idea monumentale di una storia che alla fine serve a affermare implicitamente che non ci sono alternative all'assetto attuale, ed è questo che fa problema. Benissimo, ringrazio Valentina Pisanti per l'intervento e lascio rapidamente la parola a Carla Panico, che appunto mi segnalava la volontà di intervenire su questi temi. No, io scusate se intervengo, era solo una piccola suggestione che mi stava molto a cuore, mi veniva ascoltando le relazioni delle relatrici. Siccome è stato, diciamo, tirato fuori anche il lemma italiani brava gente, no? Io, diciamo, la mia grande passione è proprio la questione poi dell'eredità coloniale all'interno dell'identità storica italiana, che io stessa poi non avevo citato e mi sembrava molto importante, perché penso che se in generale il discorso della memoria familiare del fascismo sia molto costruttorio, se non autocelebrativo, diciamo a volte anche più a destra, no? Rispetto a quanto poi c'è una memoria almeno rituale, istituzionale, invece dell'antifascismo. Penso che poi il paradigma cambi quando parliamo del colonialismo, perché invece il discorso autoassolutorio, se non autocelebrativo, rispetto alla questione della memoria coloniale, è una questione profondamente insita nella memoria nazionale, istituzionale italiana. Pensiamo anche solo a come è trattata o non è trattata la questione nei libri di scuola, no? su cui tutti ci siamo formati in qualche modo, o nella manualistica, nell'architettura, eccetera. E penso che in questo sono molto d'accordo sulla questione di rileggere anche la citazione di Hobsbawm in una maniera più articolata, no? Sulla questione della relazione, della capacità o incapacità di relazionarci con un passato, non soltanto di dimenticarlo. Penso che un po' una delle grandi questioni degli studi postcoloniali è come mostrare come il colonialismo tracci anche una differenza abissale nell'incapacità di relazionarsi empaticamente con una storia che ci risulta talmente altra, ovviamente per ragioni razziali, per ragioni di potere coloniale, eccetera, eccetera. E questo è molto presente, questa assenza è molto forte nella storia e nella memoria italiana. Credo che sia emblematico come questa cosa, ossia memoria che si cominci ora con fatica un po' più a recuperare, secondo me a partire da un elemento umano molto forte, che è quello delle migrazioni. Cioè solo nel momento in cui l'Italia è diventato un paese con una grande presenza di persone che non necessariamente vengono direttamente dai paesi che sono ex colonie italiane, però persone che portano, diciamo così, questa possibilità di relazionarsi empaticamente con quel passato, non solo dal lato dei colonizzatori, non so come dire, allora questo è come se forzasse un po', no? Tutto il paradigma storico. Ci tenevo soltanto a fare questa presentazione perché penso che sia molto importante sottolineare come poi la questione coloniale ci debba fare ragionare in una maniera che secondo me è abissalmente diversa, no? Anche da quella in cui invece le politiche della memoria si costruiscono dentro i confini nazionali. Sebbene poi ovviamente ne facciano parte, no? Perché il colonialismo succede fuori dai confini nazionali, ma
dovrebbe fare parte di quella memoria. Scusate, mi fermo subito. Assolutamente, ringrazio Carla Panico per l'opportuna integrazione che a mio parere ha toccato un tema che tra l'altro era emerso in precedenza, cioè quello dell'impossibilità di declinare, diciamo, il tema della memoria in rapporto con l'identità al singolare. E perché appunto sono ambiti, come tutti gli ambiti umani, se vogliamo, conflittuali. Carla Panico faceva riferimento al tema dell'immigrazione in Italia ed è un tema che ha fortemente resuscitato anche la nostra memoria nazionale. Per esempio, quando gli albanesi eravamo noi, testo di Stella, un testo giornalistico, appunto, tra giornalismo e storia, voleva fare un certo uso di una memoria. Poi, quanto questa politica della memoria sia stata effettivamente efficace, avremo molto a dire. Appunto, sul conflitto tra memorie differenti, però vorrei ritornare proprio per parlare di cancel culture, che è l'altro grande tema a cui si dovrebbe dedicare questa chiacchierata, e vorrei appunto parlarne con l'unico relatore che finora non ha ancora avuto spazio, che è Raffaele Alberto Ventura, che sul tema appunto penso abbia molto da dire. Ancora una volta lo riproporrei in termini di memoria, diciamo rapporto col passato identità, e per capire proprio come la cancel culture funzioni, in che luogo, che è spesso possiamo dire anche un luogo mediatico, quel luogo digitale a cui abbiamo fatto riferimento prima, e che identità attivi. Credo che erroneamente si pensi che le comunità che si appropriano, cioè fanno uso di cancel culture, siano solo le minoranze. In realtà le comunità che utilizzano mettono in atto, diciamo, meccanismi di cancel culture vanno a costituirsi, diciamo, all'interno della rete attraverso i media. E penso che su questi temi, appunto, Ventura abbia molto da dire. Quindi lascio a lui la parola immediatamente, poi ogni altro relatore può assolutamente intervenire su questo tema conclusivo, diciamo. Sì, buongiorno, grazie dell'invito, grazie a tutti. C'erano molti spunti interessanti che proverò tra l'altro un po' a citare o reintegrare nella mia risposta. Io partirei da una questione, visto che appunto si parte dalla parola cancel culture, ricordare che parliamo di un termine che non è neutro, come tutti i termini, ma insomma in particolare un termine che viene molto usato nel dibattito contemporaneo, ma è discusso. Io ho visto recentemente una serie di articoli che sono usciti che dicevano che cancel culture è un mito di estrema destra, ed è vero, cioè, c'è un impiego, per esempio, dei concetti di cancel culture e di politicamente corretto dall'estrema destra, nel senso che diventa un tema politizzato, un tema non neutro, e un tema che quindi entra lui stesso all'interno del dibattito su cosa si dice, cosa si può dire, cosa non si può dire, se si può dire che non si possono dire delle cose. Quindi la prima domanda sarebbe chiedersi, no, se esiste una cancel culture, se esiste il politicamente corretto. Io credo che al netto delle discussioni sugli impieghi di questo termine e gli abusi di questo termine, quello su cui forse possiamo essere d'accordo è che viviamo qualcosa, viviamo delle trasformazioni, ne riceviamo dei segnali deboli, magari da lontano, magari dal mondo universitario americano o comunque dalla cultura americana, però insomma qualcosa di cui parlare c'è, al netto poi delle parole che scegliamo per raccontarlo. Però due cose, secondo me, si possono dire forse per decostruire la narrazione mediatica su queste cose, su questo concetto. La prima in fondo è quella che diceva Carla Panico, per quello volevo tornare a quello che diceva lei, che abbiamo una variabile tecnologica forte, nel senso che i temi del politicamente corretto, in fin dei conti, più che da posizionamenti ideologici specifici, dipendono da un'enorme rivoluzione tecnologica, sia tecnologica sia degli usi della tecnologia, quindi internet e nello specifico i social media, che pongono delle condizioni assolutamente nuove, che facciamo fatica a gestire.
e che hanno a che vedere appunto con quello che si diceva prima, sul rapporto con il documento, con la storia e con questa impossibilità di liberarsi della storia, no? Mi viene in mente Stefan Dedalus nell'Ulisse all'inizio, dice la storia è un incubo dalla quale vorrei svegliarmi. Ecco, noi non riusciamo più a svegliarci da questo incubo della storia, perché se anche volessimo che certe cose o della nostra vita personale o della storia spesso sanguinosa degli stati venisse un po' messa da parte, un po' dimenticata, beh, questo non è più possibile. Tutto è accessibile e tutto diventa inevitabilmente come dire, può essere da tutto si può attingere per creare materia di dibattito e materia di conflitto, altro tema che è stato evocato prima. E quindi il problema principale, appunto, al di là del conflitto mediatico destra-sinistra, politicamente corretto, alt-right, è cosa facciamo con questa situazione tecnologicamente completamente nuova, che crea tutta una serie di conseguenze che insomma è interessante anche discutere con semiologhe, credo, perché c'è una condizione totalmente nuova, no? Di pubblicità, di spazio pubblico, che non è più lo spazio pubblico che conoscevamo prima, per più o meno circoscritto, una iperpubblicità, in cui sostanzialmente qualsiasi atto comunicativo, qualsiasi atto linguistico rischia potenzialmente di prendere una china e di scivolare dove non dovrebbe andare, là dove può offendere qualcuno a giusto titolo o per un malinteso, perché può finire un messaggio codificato in un certo codice a essere decodificato secondo regole linguistiche o retoriche diverse. Quindi mi viene in mente appunto Umberto Eco che parlava di lettore ideale, internet, i social media ci hanno messi tutti in balia di un lettore impietoso, no? Prima o poi colui che non dovrebbe vedere quella tale vignetta blasfema finisce per vederla, e quindi abbiamo creato involontariamente o volontariamente una grande macchina di decontestualizzazione che pone dei problemi completamente nuovi, problemi di conflitti tra codici, tant'è che lo stesso dibattito sul politicamente corretto parte da una specie di opposizione polarizzata tra non si può più dire nulla e in fin dei conti no, sì, si può dire tutto, che dimentica il fatto che la società, lo spazio comunicativo è fatto di tante nicchie, di tanti spazi diversi in cui in alcuni non si possono dire certe cose, in altri non se ne possono dire altre, e la macchina, la grande macchina comunicativa dell'iperpubblicità ci mette tutti questi saperi e questi documenti, questi testi, questi discorsi in circolo. E questa appunto è la condizione, ecco, che stiamo vivendo oggi, indipendentemente da come la vogliamo chiamare. Crea un caos interpretativo, crea un conflitto tra visioni del mondo, tra memorie in conflitto, che vengono rianimate, rinfocolate continuamente, e che è in fondo una condizione non diversissima, o meglio, portata all'ennesima potenza, di un periodo storico che secondo me ha come dire, delle analogie inquietanti, che è quando nasce la stampa, e quando di fatto ci si trova in un periodo di guerra di religione, no? Tra il 400 e il 500. E la cosa interessante, Carla Panico menzionava prima le damnatio memorie, interessanti dispositivi giuridici che sono stati sviluppati in generale sia nella polis greca che poi appunto nell'Europa delle guerre di religioni per risolvere il problema, diciamo, questo problema così premoderno che noi moderni non riusciamo ad accettare, cioè il problema che il linguaggio può ferire, che il linguaggio può far male e che può produrre degli effetti concreti, pragmatici, no? Questa cosa che i moderni, in fin dei conti, hanno cercato di dimenticare, identificando delle soglie, degli spazi, delle retoriche, dei registri, in cui, in fin dei conti, il linguaggio è circoscritto, non fa male, il linguaggio è sempre buono. No, il linguaggio produce degli effetti. E il dispositivo giuridico, che cito, che ho anche citato in un mio libro, che
che mostra, come dire, come in passato è stato affrontato questo tipo di problema, è per esempio l'editto di Nantes, che alla fine del Cinquecento inizia proprio dicendo la memoria dei fatti occorsi, quindi tra protestanti e cattolici in Francia, non deve essere rinfocolata. E quindi dispositivi di censura che noi, appunto, nella nostra mentalità moderna abbiamo sempre considerato come una forma, appunto, di potere immotivato, ingiusto, contro cui noi ci siamo costruiti, abbiamo costruito la nostra idea di libertà e di libertà artistica, di libertà espressiva. Però capiamo a cosa servivano quei dispositivi. Servivano a tenere sotto controllo, a contenere il potere del linguaggio e il potere che poteva avere una messa in scena teatrale considerata blasfema o un insulto, una bestemmia, sull'ordine pubblico di fatto, no? E quindi abbiamo in Francia, io devo dire, mi sono interessato alla situazione francese e quella inglese, che sono interessanti per questo, perché appunto mostrano l'editto di Nantes, da una parte nel contesto inglese abbiamo tutta una regolazione a partire dall'inizio del Cinquecento sul teatro, la censura di tutti i riferimenti alla religione, a cui tra l'altro dobbiamo il teatro, la tragedia, il dramma storico, perché prima c'era il mistero, quindi in fin dei conti, per una sorta di eterogenesi dei fini, a queste regolazioni che proibivano di dire qualcosa, dobbiamo la nascita di qualcos'altro, no? Di un teatro laico, diciamo, di un récit national, che è quello del dramma storico shakespeariano. Ecco, la situazione è diversa oggi, forse peggiore sotto un certo punto di vista, perché ci troviamo sostanzialmente in una società multiculturale, frammentata, con codici diversi, memorie diverse, che deve sostanzialmente convivere e evitare di trovarsi in una situazione in cui tutte queste memorie e questi potenziali malintesi emergano. Da qui, in maniera direi spontanea, in una certa misura si è sviluppata la cancel culture, si è sviluppato il politicamente corretto, come una forma di reazione feedback quasi spontanea, cioè ci accorgiamo che se non stiamo attenti creiamo delle guerre civili dall'altra parte del mondo, è una sorta di effetto farfalla comunicativo, o delle guerre civili, piccole guerre civili tra di noi. Questa, secondo me, è la condizione specifica in cui viviamo oggi. La cancel culture, il politicamente corretto, sono una soluzione, sono sicuramente, come dire, una funzione regolativa, che però pone infiniti altri problemi, soprattutto perché non c'è un metacodice condiviso, c'è proprio un dibattito oggi, che diventa il dibattito politico centrale, nel senso che o uno dei dibattiti centrali o uno di quelli su cui si costruiscono le egemonie politiche, perché Donald Trump al potere arriva al potere perché quel dibattito è centrale, perché c'è una percezione di limite linguistico e quindi di perdita di privilegio comunicativo. Quindi questa situazione centrale, che diventa fortemente politizzata ed è politicizzata anche nella meta riflessione sul codice, sull'opportunità di contenere il linguaggio oppure libertà totale, beh, questo è un vero problema che non ha necessariamente una soluzione, perché non ha una soluzione neutra, non ha una soluzione tecnica, non ha una soluzione universale, ha una soluzione politica e quindi inevitabilmente crea conflitto. Io credo, forse per concludere, che un buon modo per capire quello che stiamo vivendo, visto che l'abbiamo vissuto tutti, è la metafora della pandemia, la metafora del Covid, cioè che in fin dei conti ci troviamo in un mondo che produce sempre più rischi, in questo caso rischi comunicativi, e quindi che lo vogliamo o no, e per quanto orribile possa sembrarci o possa sembrare ad alcuni, siamo costretti a dotarci di misure di precauzione, quindi che siano le mascherine o che sia una maggiore precauzione linguistica, no? una maggiore ritenzione dell'atto comunicativo. Quindi questo, come dire, al di là del giudizio su questa cosa, è un dato di fatto, credo che ci troviamo in questa specie di trappola di una corsa in avanti a risolvere problemi che abbiamo creato noi stessi.
Ma questo non è mai, non sarà mai una soluzione definitiva, perché di fatto il dibattito resta politico, e resta politico direi sostanzialmente perché si ripresenta il conflitto fondamentale, che oggi è molto accentuato, tra, come dire, un codice dell'elite che ha il tempo, la voglia, le risorse di padroneggiare questo codice, di questo metacodice, se vogliamo, e una parte della popolazione che di fronte a l'insieme in espansione continua di cautele linguistiche necessarie non è in grado di padroneggiarle e si trova in fin dei conti a essere giudicata dalla classe intellettuale e quindi questo provoca per forza di cose un risentimento e un sentimento di esclusione, perché appunto viene innanzitutto giudicata e poi questa padronanza dei codici diventa una soglia di entrata nella classe intellettuale stessa, diventa una specie di ordalia che anche giustamente, perché si presume che le classi intellettuali siano in grado di padroneggiare questo tipo di problemi e non creare guerre civili, diciamo, ovunque, però di fronte a questa, come dire, barriera linguistica posta dal codice, si accentua, diciamo, una specie di conflitto di classe tra la classe intellettuale che padroneggia i codici e chi in fin dei conti non li padroneggia. Queste sono, e le lancio come questioni aperte, appunto, non ho modo di risolvere, sono le vere questioni politiche che secondo me siamo portati ad affrontare in futuro e che di fatto poi tutti questi dibattiti e le cose che ci siamo detti prima, che non sono solo dibattiti storiografici, dibattiti, come dire, astratti, ma sono le vere questioni che sempre di più si porranno in avvenire e che non risolveremo probabilmente in maniera neutra, ma che saranno l'oggetto dei conflitti, identitari, politici del mondo a venire. Ecco, questo mi fermo qui. Bene, ringrazio assolutamente Raffaele Ventura per l'intervento, che penso abbia lasciato delle questioni aperte, come lui stesso ha detto in chiusura, e queste questioni, non so, almeno era previsto un intervento di Patrizia Violi su questi temi, se vuole dirci qualcosa la professoressa. Sì, grazie. Grazie, ho trovato molto stimolante le cose che dice Raffaele, in particolare questa apertura che lascia di valutazione con tutti gli aspetti, da un lato necessari, che fanno sì che si capisce perché si arriva a quelle dinamiche di politically correct o di cancellazione, dall'altro la complessità di un fenomeno e dall'altro l'aspetto così vagamente censorio che non sempre ci piace, ma d'altra parte è necessario. Volevo soffermarmi su un aspetto particolare di questa cancel culture, che è quello che ha riguardato i monumenti, un po' perché è l'oggetto di cui più mi interessa, un po' perché se ne è discusso molto recentemente a partire dalla, ricorderete tutto, era in giugno dell'anno scorso, la distruzione della statua di Colston in Inghilterra. Edward Colston era un benefattore perché aveva dato un sacco di soldi, aveva fatto, un'università, insomma varie opere buone nella propria comunità, tanto che la comunità gli aveva eretto un monumento, lo tirano giù perché queste opere buone erano fatte con traffici che oggi non ci piacciono, cioè tratta degli schiavi, eccetera. E, allora, i monumenti sono degli oggetti semiotici che scrivono dei valori nello spazio urbano e li scrivono in modo quasi sempre permanente, nel senso che sono fatti e sono eretti per restare. Quando questi valori cambiano, è normale porsi il problema di cosa farne di questo. Vale per la statua del signor Colston, ma vale su una scala molto più larga e molto più importante, per esempio per tutto ciò che in Italia è rimasto dell'epoca fascista.
o in Spagna dell'epoca franchista. Sapete che negli anni di Zapatero è stata fatta una legge popolarmente chiamata legge della memoria, che in realtà ovviamente non si può fare una legge sulla memoria, ma insomma il titolo volgare con cui è stata conosciuta la dice lunga, in cui c'erano una serie di articoli che sono stati in larga misura applicati, che imponevano la distruzione di tutti i monumenti franchisti. E in Spagna ce n'erano moltissimi, e ce n'erano moltissimi perché la transizione al regime, a uno Stato democratico, è stata soft e quasi di continuità, perché Franco è morto nel suo letto, quindi non c'è stato un momento di rottura, che in genere è quello in cui vengono tirate giù e abbattute le statue degli Stalin o degli Hitler o dei Mussolini. Da noi di statue di Mussolini forse non ce n'è più, ma ci sono veramente tantissime tracce. Allora, qui si pone il problema di cosa fare. Si eliminano, si cancellano, si lasciano con modifiche. Negli ultimi anni, anzi devo dire nell'ultimo anno, dopo la distruzione della statua di Constant, questo fenomeno è stato abbastanza trasversale in molti paesi, e naturalmente questo ha molto a che vedere con la consapevolezza acquisita del postcoloniale, quindi con i sensi di colpa. In particolare in Belgio, il Belgio ha fatto cose veramente terribili in Congo, nel senso che mutilavano i bambini i cui genitori non riuscivano a raccogliere abbastanza di quello che era stato del raccolto che dovevano fare. E c'erano statue di Baldovino e c'erano soprattutto statue di Leopoldo II, che aveva preso il Congo come addirittura sua proprietà personale, neanche dello Stato. Da noi c'è stato quell'interessante caso della statua di Montanelli, sicuramente ricorderete la questione. Montanelli aveva comprato e violentato, ovviamente, aveva comprato come moglie, diceva lui, ma insomma, una bambina, una ragazzina di 12 anni quando era in Africa, e la sua statua viene variamente, in varie occasioni, dipinta di rosso, poi dipinta invece di rosa, e poi naturalmente viene sempre ripulita. Allora, dibattito, i sostenitori dicono: ah, Montanelli è stato un grande giornalista, e sì, è stato un grande giornalista, però anche ha fatto questa cosa. A me piacerebbe idealmente che si potessero tenere insieme memorie diverse, si potesse far vedere insieme quello che dicevo poi prima, cioè il fatto che raramente le cose sono così nettamente tagliate a livello di memorie collettive, per cui uno può essere stato un grande giornalista e può aver fatto anche delle cose che ci piacciono molto poco. E ci sono stati vari interventi di artisti in questa direzione, di cui quello che a me è piaciuto di più è quello di un artista donna, che è Cristina Donati, che aveva per un po', ma poi naturalmente gliel'hanno tolta subito, aveva messo sulla statua di Montanelli, in braccio a Montanelli, una specie di fantoccio, ma a grandezza quasi naturale, di una ragazzina. E avevo trovato un bel modo di mettere insieme due memorie molto diverse, però ce ne sono state altre. C'è stato un artista che era Osmo, che ha fatto di fronte un murales con un monumento disegnato, una specie di trompe-l'œil di una base di un monumento, con sopra la statua era quella di una ragazzina che teneva il pugno chiuso, e il monumento era alla sposa bambina di Montanelli. Un'altra cosa invece ironica è stato un manifesto di un altro artista, che era Andrea Villa, che la
per quel che ne so io, è stato visto solo a Torino, però posso sbagliarmi. Siccome quando hanno pulito la statua, hanno a un certo punto per pulire, hanno pulito prima la statua, poi per pulire anche il piedestallo e la parte, diciamo, di pavimento attorno alla statua, hanno impacchettato tutta la statua nel cellophane. Siccome la statua ha questa forma alta, il risultato aveva una forma vagamente allusiva a un preservativo. E allora questo Andrea Villa ha fatto un manifesto molto divertente, che era il manifesto, era la foto di Montanelli impacchettato nella plastica, sotto nel piedestallo l'oggetto da ricordare era il Durex, e sopra c'era una scritta con scritto «Preserva la storia». Ecco, a me piacciono questi interventi, ovviamente non penso che possano restare, più invece seriamente c'è tutto il problema del che fare sui monumenti fascisti. La faccio molto breve, ovviamente ci sono tre possibilità, una è tenerseli, l'altro è toglierli, cancellarli, e il terzo è quello che in alcuni luoghi è stato fatto. Cito il monumento a Bolzano, che probabilmente conoscete tutti, se qualcuno non lo conoscesse, a Bolzano, cioè, che è stato messo poi nel 57, perché prima non era finito ed era rimasto nei sotterranei, un enorme bassorilievo dove al centro c'è Mussolini a cavallo e vicino tutte altre figure di guerrieri e di operaie, di donne col bambino, perché naturalmente c'è un'organizzazione di genere molto precisa, e sotto c'è scritto credere, obbedire, combattere. Problema, cosa si fa con questa roba? Difficile smontarlo, oltretutto non tantissimi anni prima, nel 57 era stata rimontata. E allora si fa il concorso, lo vincono due artisti che sovrappongono semplicemente una scritta, che è una frase di Hannah Arendt, che è «Nessuno ha il diritto di obbedire». Inversione della frase più comunemente usata, che è «il diritto di disobbedire». Il diritto di obbedire, e lei l'aveva scritto durante il processo Eichmann. E l'ha scritta in tre lingue, in tedesco, chiudo subito. Ecco, questo è un tentativo di modificare una cosa sovrapponendo due discorsi e rendendo quello che prima era un discorso univoco un discorso doppio, con due livelli di senso. Tra l'altro, obbedire compare sia nel credere, obbedire e combattere, che nella frase di Hannah Arendt, quindi c'è questo dialogo interno fra le due cose. Mi sembra che questo sia tendenzialmente una strada interessante su cui riflettere, di alternativa alla cancellazione, intendo dire. Bene, sì, ringrazio Patrizia Loli soprattutto per l'ultima cosa che ha detto, ovvero sia alternative alla modalità negativa della cancellazione di monumenti. Per esempio il caso della statua di Montanelli, con i vari esempi che ha fatto, danno proprio un esempio di quante cose si possano fare con una statua sotto certi punti di vista, perché spesso una mentalità, diciamo, artistica o politica su un monumento così controverso ha molto da dire e da fare. E ora era previsto un ultimo intervento di Carla Panico, a seguito del quale ovviamente inviterei anche Valentina Pisanti se ha riflessioni in merito, e poi avremo anche alcune domande dal pubblico, volendo. Io prima non ho nominato appunto la possibilità di avere delle domande dal pubblico, perché avendo già molti relatori non volevo far promesse che poi magari non potevano essere mantenute. Essendo appunto che i relatori sono stati estremamente virtuosi, siamo perfettamente nei tempi e quindi possiamo lasciare lo spazio anche almeno un paio di domande. Quindi lascio la parola a Carla e poi possiamo passare alle domande dal pubblico. Allora, io sulla questione della cancel culture, anche un po' per, diciamo così, restringere, no, il campo di azione, sia un po' perché le cose si potrebbero dire sono tante, sia per collegarlo a quello di cui poi io mi occupo. Io alla fine fondamentalmente mi occupo di storia nazionale italiana, no? Insomma, di questa vicenda molto complessa anche di costruzione di identità nazionale, e quindi volevo fare delle osservazioni
su quello che io penso sia stato il dibattito sulla cancel culture in Italia, perché penso che abbia delle caratteristiche molto forti, molto specifiche. Innanzitutto penso che ci siano in generale un grosso problema oggi quando si tratta di questioni legate anche alla questione razziale, per esempio, di cui io mi occupo, ma anche del genere, ed è stato così nel caso della cancel culture, che un po' interseca queste cose. C'è un problema di traduzione dagli Stati Uniti, nel senso che molto spesso in Italia i dibattiti si cerca di riportarli così come sono negli Stati Uniti, o arrivano come colpo di coda, no, di quello di cui si parla in un contesto che, per esempio, è razzialmente molto diverso a livello sia di movimenti antirazzisti, sia di storia razziale, di identità razziale di un paese. Questo vale per molte questioni, diciamo così, anche un po', no? Il tema di Black Lives Matter, che è legato alla questione delle statue, eccetera. La questione della cancel culture, io penso in Italia il dibattito sulla cancel culture abbia una caratteristica, cioè sia tecnicamente un dibattito reazionario, nel senso che mi pare che ciò che in Italia è arrivato sia soltanto un dibattito sulla reazione, cioè è come se rispetto a un presunto eccesso, magari, diciamo così, che si può anche discutere in quanto eccesso, di un certo tipo di mentalità progressista contemporanea, che ha provocato una reazione, quindi anche poi una reazione difensiva, no? Di arroccamento, che poi è stata molto usata nell'estrema destra, come è stato detto, eccetera, eccetera, che è successo appunto principalmente negli Stati Uniti, in Italia si sia acchiappata un po' solo l'ultima parte, cioè c'è una reazione, c'è un dibattito sulla reazione estremamente difensivo, senza che fondamentalmente sia avvenuto niente di che dal punto di vista di queste pratiche eccessivamente progressiste a cui sembra sia necessario reagire, no? Ed è un po' un arroccamento su delle posizioni di privilegio, perché secondo me quando si parla di cancel culture, nominare il privilegio anche di qual è il punto di vista da cui questa vicenda viene sempre raccontata e osservata è importante. Insomma, c'è un arroccamento sulla difesa di un privilegio che eventualmente si potrebbe perdere, ma che non è neanche ancora nelle condizioni di essere stato minacciato. Io questo lo trovo straordinario, in qualche modo molto emblematico anche dei problemi, no? Di fare i conti con gli aspetti problematici della propria identità storica che ha l'Italia più che altri paesi o in modo diverso rispetto ad altri paesi. Io, vabbè, faccio un esempio molto pop, perché io sono molto appassionata di cultura pop, però diciamo così, il refrain del Sanremo di quest'anno è stato un continuo di battute fatte da Amadeus e Fiorello sul fatto che ormai non si possa più dire niente, no? Questa è la frase che noi sentiamo ormai trasversalmente anche nella comicità italiana, non si può più dire niente. Trovo che sia molto interessante, perché le persone che facevano battute su questo sono due uomini di potere che erano esattamente nella stessa posizione di potere prima che iniziasse la presunta ondata di cancel culture. Cioè Amadeus faceva Sanremo l'anno scorso, tra l'altro ha fatto una serie di battute estremamente sessiste, se vi ricordate, che hanno creato un grande dibattito all'inizio del Sanremo passato. Nonostante questo dibattito, lui continuava a trovarsi a Sanremo quest'anno, però in una posizione in cui poteva dire che lui era stato messo in una condizione di censura e non poteva più dire niente, che è un po' paradossale, perché poi bisogna, secondo me, anche un po' andare a stringere quando si parla di cancel culture su effettivamente dov'è e se c'è una diminuzione del potere di qualcuno rispetto a qualcun altro, perché secondo me questo è un elemento importante che molto spesso passa, diciamo così, un po' sottotono, no? Anche in molti casi famosi di cancel culture nel dibattito statunitense o internazionale o comunque anglofono, certo c'è l'elemento delle reti sociali che è importantissimo, perché secondo me rispetto a quello che quando io ero giovane si chiamava il boicottaggio, la differenza fondamentale della cancel culture è che in una cultura in cui i social network hanno un'importanza anche monetaria così grande, molto spesso essere cancellati corrisponde per esempio a una perdita clamorosa di follower nelle reti sociali, che è qualcosa monetariamente molto importante oggigiorno, no? Quindi è un attacco economico molto forte. Tuttavia questa cosa noi la dobbiamo sempre anche un po' articolare insieme a quali sono i vari aspetti del privilegio che le persone hanno, perché per esempio continuare a essere persone che sono nella posizione di poter accedere alle più grandi piattaforme mediatiche mondiali, ad esempio ai giornali statunitensi più importanti che hanno pubblicato appelli contro la cancel culture firmati da molti intellettuali, no? Questo significa mantenere una posizione di potere a cui la maggior parte delle persone, molto spesso per quelle ragioni di oppressione strutturale che stanno un po' alla base, no? di una
sensibilità contemporanea, diciamo così, che ispira la cancel culture, a quelle posizioni di potere non sono semplicemente mai arrivati. Quindi, diciamo così, non vengono considerati come cancellati perché non sono mai arrivati nella posizione di poter raccontare la propria storia e poi non poterla raccontare più, non so come dire. Se noi guardiamo a casi molto famosi e anche molto dibattuti, io sono d'accordo che debbano esserlo, no? Come quello di Woody Allen negli Stati Uniti o di J.K. Rowling, la scrittrice nel Regno Unito, stiamo parlando di persone che, per esempio, questo non viene mai osservato a sufficienza, ma continuano a fare il loro lavoro e a avere a disposizione piattaforme per condividere le loro opere e guadagnarne monetariamente come prima, o anche di piattaforme pubbliche, su questo sarei molto interessata. Insomma, a sapere anche l'opinione di chi più di me si occupa, anche del paradigma vittimario, no? Anche spazi pubblici in cui potersi rappresentare come vittime. Questo è un privilegio enorme, no? Che tante persone non hanno. E quindi questa dimensione anche molto, diciamo, questa narrazione anche querula che esiste, per chi si riconosce e si rappresenta come vittima della cancel culture. Tornando all'Italia, io trovo incredibile come appunto, no? Anche i poli su cui questa discussione si è schiacciata in una maniera che io trovo a volte veramente deprimente, nel senso che penso che ci sarebbero veramente discussioni molto più articolate da fare, per fortuna oggi ne stiamo facendo una, siano molto emblematici perché si passa dalla questione della traduzione, no? Che negli ultimi tempi è venuta fuori con molta forza rispetto al fatto che il dibattito sulla traduzione della poetessa afroamericana che ha recitato la sua slam poetry durante l'insediamento di Biden, in alcuni paesi europei ci sono state delle questioni sul fatto che fosse legittimo o meno che fosse tradotta da un traduttore maschio, bianco, europeo, eccetera, eccetera. Questa cosa in Italia ha provocato una levata di scudi a partire da un dibattito culturale inesistente. Questa è la cosa che io trovo preoccupante. Io mi sono chiesta, per esempio, perché credo sia molto importante provare, no? A metterlo da un altro punto di vista che non sia quello di chi è già nella posizione di privilegio questo tema, ma per esempio quanti traduttori o traduttrici non bianchi in Italia io conoscessi e io che mi occupo di queste cose non ne conosco nessuno o nessuna. E è molto emblematico come, diciamo così, stiamo millantando, no, il pericolo di traduttori o traduttrici non bianchi, che si prenderebbero la scena rispetto a quelli bianchi, censurandoli o eliminandoli, senza che questi presunti traduttori e traduttrici neri e nere siano mai interpellati o siano mai esistiti in qualche modo, nel senso che magari esistono e io non li conosco, e questo è un problema di cancellazione, no? Di white ignorance, come si dice, ignoranza bianca si dice in questi casi, o dall'altro lato, se non esistono, è perché probabilmente dobbiamo anche ragionare su quali sono le condizioni materiali di accesso al lavoro culturale di determinati gruppi etnici o determinati marginalità di genere, razza, eccetera, eccetera. E questo credo che un po' ci porti a riarticolare anche un po' meglio. Una divisione un po' problematica, secondo me, alto-basso, che si crea a volte nella cancel culture e si è creata un po' negli Stati Uniti, cioè come se fosse una vicenda, insomma, essere sensibili a questo tipo di tematiche fosse una cosa che si può permettere chi comunque già è a un certo livello di attività intellettuale. Forse dovremmo anche chiederci se al contrario noi siamo pronti a riconoscere un certo tipo di ragionamento, di attività politica o di sensibilità come sufficientemente intellettuale perché chi lo porta avanti ha una possibilità privilegiata di accesso agli spazi della cultura. Ma questo non significa che poi chi ne è fuori e magari incarna, no, nella propria vita un certo tipo di oppressione non sia ugualmente infastidito da una battuta fatta in televisione da un comico razzista o sessista, per esempio, perché se no partiamo anche un po' dal presupposto che diciamo così, i proletari non sono intellettuali e sono quelli che fanno battute razziste e sessiste perché questo in qualche modo è più autentico, semplicemente per una mancanza di formazione intellettuale. Partiremmo dal presupposto che siano tutti maschi e tutti bianchi, per esempio, e quindi non abbiano un problema di sensibilità rispetto a sentirsi oppressi. Dico l'ultima cosa al volo sulle statue. Io, diciamo, il dibattito anche lì si è molto polarizzato in Italia su una sola statua, e questo è un altro dei grandi problemi. Su una sola statua che comunque non è mai stata battuta, che continua a stare lì, no? E come giustamente diceva la professoressa prima di me, il dibattito dovrebbe essere molto più ampio, non è mai stata una questione solo di togliere e non togliere, è molto più complesso. Esiste anche tutto un lavoro politico, no? Di
di dibattito sui monumenti, che è anche una questione di immaginare come farne di nuovi che scrivano nuove storie. Io ci tengo a concludere citando questa cosa che è molto importante, perché per esempio nel dibattito sulla cancel culture non se ne parla mai, ma lo scorso 5 marzo a Firenze c'era una manifestazione per ricordare l'omicidio di Idi Diene, che è stato, forse ce lo ricorderemo, un uomo senegalese che 3 anni fa, nel 2018, venne ucciso da un uomo bianco che sparò alla prima persona nera che incontrò per strada. Le associazioni e i movimenti antirazzisti, con la loro memoria comunitaria, da molti anni chiedono al comune una targa commemorativa. Quest'anno il comune l'ha concessa, la targa diceva in memoria di tutte le vittime della follia omicida. Questa, diciamo, è la neutralizzazione della memoria pubblica. I movimenti hanno rifiutato quella targa, hanno deciso di rimetterne una non ufficiale propria che ricordava la matrice razzista dell'omicidio, una targa che era già stata posta e che era stata vandalizzata con una secchiata di vernice, di cui però nessuno parla, quindi era stata tolta, pulita ed è stata rimessa in sostituzione di una targa, per esempio, voluta dal Comune di Firenze, che a mio parere era... semplicemente una targa che operava una cancellazione, no? La cancellazione del nome e di una storia di una persona uccisa all'interno di un attentato razzista. Quindi, diciamo, questa forma di cancel culture trova molto poco, credo, presenza nel dibattito, no? Probabilmente. Scusate. Benissimo, ringrazio ancora Carla Panico per l'intervento. E nel frattempo sono arrivate, mi sono letto un po' delle domande, che tra l'altro chiamavano in causa Raffaele Ventura, che vorrebbe appunto dire due cose su questo tema. Una di queste domande appunto chiedeva, in riferimento al primo intervento di Ventura, se la cancel culture non sia in un certo, i meccanismi che essa mette in moto non siano in realtà dei modi per frenare il conflitto, ma in realtà siano degli strumenti che inaspriscano ulteriormente il conflitto stesso. Quindi questa era una domanda che ho letto prima brevemente, mentre cercavo anche di ascoltare. Quindi adesso magari mi dedico un attimo più con attenzione lì, però appunto lascerei assolutamente la parola a Raffaele Ventura a questo punto. Sì, allora, volevo solo reagire su due cose, su quello che diceva Carla Panico, che solleva dei punti molto interessanti. Ci sono due cose sulle quali forse una piccola divergenza. La prima è quest'ultima sui monumenti, che era stata anche evocata da Patrizia Violi, quando diceva si potrebbe immaginare altri modi di fare monumenti. Allora, io la mia impressione, che è coerente con quello che dicevo prima, è che sostanzialmente non esistono più oggi le condizioni, diciamo, sociali. Che erano delle condizioni sociali ovviamente di mascheramento dei conflitti che esistevano prima, per cui si produceva un monumento che incarnava una specifica memoria, al caso di Montanelli, eccetera. Poi ovviamente c'era anche un, come dire, un mercanteggiamento uno spoil system dei monumenti, in un certo senso, per cui si faceva questo, poi si faceva quell'altro, e in fin dei conti nessuno, c'era minore sensibilità anche nei confronti di quello che le statue andavano a raccontare, o i monumenti, o in generale queste cose. Oggi non siamo più in quel contesto lì, e siamo quindi in un contesto in cui temo che sarà sempre più difficile metterci d'accordo su la produzione di monumenti, no? Perché non c'è più nulla che condividiamo, se non delle cose molto vaghe, che è quella che appunto citava Carla Panico, cioè la statua a tutte le vittime di tutte le tragedie, no? Che è quello verso cui andiamo, verso dei grandi cubi a tutte le vittime, perché l'alternativa sono delle statue che in un modo o nell'altro evocheranno una memoria, che è la memoria di un gruppo sociale relativo alla sua storia, alla sua memoria, che ha altri gruppi sociali, che entrerà in conflitto, in frizione con altri gruppi sociali. Perché è chiaro che invece la statua Montanelli con la bambina è una statua, diciamo, che, come dire, solleva delle questioni, per cui possiamo immaginare benissimo che altri dall'altra parte verranno a buttargli la vernice sopra, insomma. Quindi, secondo me, c'è un problema di questo tipo, che di fatto, voglio dire, un problema, è un fatto, che di fatto non ha altra soluzione, altro effetto che quello che appunto la monumentaria pubblica ha passato il suo tempo, in un certo senso. Non siamo più in una società in cui questo tipo di cose può funzionare. Poteva funzionare perché c'era un,
come dire, un, o un accordo di principio, ma neanche, diciamo, un mascheramento dei conflitti, direi più onestamente. La seconda cosa, relativamente, giustamente, diceva Carla Panico, beh, ma sì, però intanto abbiamo Fiorello che dice questo, abbiamo, leggevo, un consigliere, adesso un consigliere leghista che aveva scritto delle cose su... sulla ministra Azzolina, e che poi è stato promossa, non più so più che carica, insomma, notizia di ieri, di oggi. Quindi è chiaro che bisogna partire da questo, che c'è un conflitto tra codici diversi, contesti molto, molto diversi, in cui appunto da una parte uno può scrivere le cose peggiori e rimanere a cattedra universitaria, carica politica, presidente degli Stati Uniti o di questo tipo, e altri contesti in cui funziona in modo diverso. Io diffido dall'idea che quello che succede in un contesto che possiamo anche dire che è il contesto mainstream, che è il contesto dominante, evacui la questione di quello che succede in altri contesti, proprio perché è quello che pone le condizioni per un conflitto delle interpretazioni e per un conflitto che è quello, diciamo, relativo alle élite o al mondo intellettuale, la legittimità della classe intellettuale che appare come impegnata in temi che non sono capiti dal resto della popolazione. Quindi, ecco, secondo me questo, come dire, è importante ricordarlo e forse anche importante partire da quello, cioè partire dicendo ok, il problema principale è quello di cui, che ha evocato Carla Panico, c'è un problema di razzismo, c'è un problema di parola dei subalterni, eccetera. Però l'autocritica del mondo intellettuale, secondo me, vale la pena, diciamo, che trovi un suo spazio anch'essa, ecco. E qui forse mi ricollego alla domanda di Volpi, su, come dire, che anch'io mi pongo, cioè se abbiamo una questione di precauzione linguistica, una questione di inoffensività, cioè nel momento in cui noi ci accorgiamo che il linguaggio offende, il linguaggio provoca delle tensioni sociali, allora il discorso stesso sui codici rianima continuamente i conflitti. E in questo ci sono, come dire, una cosa che nell'ottica anche evocata prima è da difendere, cioè il conflitto viene rianimato perché è una domanda di giustizia sociale, no? Nello stesso tempo la società, per come è costituita, fa molta fatica ad assorbire questa domanda di giustizia sociale e crea una nuova tipologia di conflitti. Quindi non è che c'è una regola, una soluzione, una meta soluzione che io proponga su questo, però quello che voglio dire è il dibattito sul codice, il dibattito sulle memorie, se è una domanda di giustizia sociale, è inevitabilmente un tema contundente che, come dire, anima dei conflitti che devono essere affrontati nello spazio sociale e che non hanno necessariamente una soluzione, perché, come giustamente veniva detto, la questione in fin dei conti è quella del privilegio, è quella di chi aveva un privilegio. Quindi non stiamo parlando di questioni linguistiche astratte, stiamo di fatto attraverso il linguaggio, attraverso la mediazione del linguaggio, che per fortuna c'è, perché fa da scudo catartico, diciamo, alle tensioni sociali, attraverso quella roba lì si sta discutendo di un'altra roba, cioè della distribuzione del privilegio economico e di status delle classi dominanti, eventualmente del maschio bianco, eccetera, eccetera. Quindi questo è un fatto, cioè non lo so se non sia un fatto, ma penso che sia una cosa da tenere a mente. Non stiamo facendo una discussione astratta, siamo, credo, d'accordo che stiamo facendo una discussione su come dei rapporti sociali devono essere riequilibrati, e inevitabilmente chi godeva di un privilegio questo riequilibro lo vede come un attacco e quindi reagisce. Non è appunto una questione astratta, è una questione storica, anche direi epocale, che non si risolve in maniera appunto tecnica, depoliticizzata, ma in un modo o nell'altro con un conflitto che può essere più diretto o più indiretto, ma che di fatto c'è. Ecco, non so se è chiaro, ma lascio la parola. Assolutamente, assolutamente. Penso che la domanda sia stata pienamente
veramente, diciamo, esaurita. E riguardando un attimo adesso i vari commenti, c'è una domanda invece per un tema che toccava prima la professoressa Pisanti, credo che sia anche un buon modo per magari chiudere, e quel tema del dovere della memoria, che spesso è stato impugnato, diciamo, anche da sinistra, che però poi ha finito per produrre, diciamo, delle narrazioni neutralizzanti, se vogliamo, della storia, e pronte a tradursi anche in usi conservatori e quindi impugnate anche da destra. Quindi questo quasi pendolo dell'utilizzo di un certo tipo di memoria. E al proposito, l'esempio qui che citavo anche prima è, per esempio, relativo ai processi migratori, spesso l'utilizzo della memoria del fatto che gli italiani sono stati appunto una grande popolazione di emigranti, pensando che sventolare la bandiera di una memoria passata fosse utile per ricomporre conflitti sociali in atto nei processi di migrazione attuali. In realtà, se andiamo sociologicamente a vedere le aree, per esempio, del nord-est, del Veneto, che più erano predisposte a una emigrazione nel centro Europa, lì vediamo anche come siano state le prime aree in cui le prime leghe, le prime leghe ancora prima della Federazione Lega Nord, siano state quelle appunto a riuscire a ottenere consensi, cioè dove la memoria dell'emigrazione era più forte, in realtà quasi un risentimento e quasi una vendetta prima sui meridionali e poi su appunto popolazioni spesso anche extraeuropee sono arrivati. Quindi ecco, era questa un attimo la riflessione anche per concretizzare questa domanda, cioè su come il dovere della memoria in realtà poi si presti a usi anche di carattere conservatore, diciamo. Sì, se ho capito bene questa domanda, ma magari la fraintendo, in realtà quello che appena sottolineato è la premessa della domanda. Qui, se non sbaglio, si chiede se ci sono delle convergenze tra quest'uso conservativo della memoria ai fini appunto di mantenere le cose come stanno, fine della storia, eccetera, e se ci sono delle convergenze rispetto alla cancel culture. Argomento su cui io ho una grande confusione sarà il fatto della doppia negazione, che è sempre un problema per gli ingranaggi logici. Però io, per esempio, non ho ben chiaro, adesso non c'è più tempo per farlo, qual è il nesso tra il boicottaggio dei viventi attraverso togliergli la parola sui social e il boicottaggio cosiddetto di chi non c'è più, di personaggi storici a cui non è che togli il profilo sui social. E quindi, semmai, io noto che quando si prende di mira un personaggio da Napoleone in giù, storico, attraverso quei meccanismi cosiddetti della cancel culture, si finisce per porre l'enfasi su quel personaggio. Lungi dall'essere cancellato, viene semmai messo in grande rilievo, non si fa che parlare di lui, di solito di lui o di lei nel caso. Ecco, però quello che mi fa anche specie, per cercare di rispondere alla domanda di Lucio Mamone, cioè è che quest'idea che l'esercizio di un potere rivendicato, che si può benissimo capire, le cui motivazioni condivido, cioè sei stato escluso dal dibattito pubblico magari per secoli, adesso prendi la parola e dai la tua versione dei fatti, giustissimo, ma in generale a me fa specie che questo diritto di prendere la parola debba tradursi in un potere di togliere la parola, fondamentalmente, come se questa forma di potere, di privilegio, che effettivamente è mal distribuita, il privilegio di poter togliere la parola alle persone. Però mi fa un po', secondo me sì, rientra un po' in quel paradigma vittimario a cui faceva accenno nella domanda che mi faceva indirettamente, e cioè l'idea che, in altre parole, l'unica forma di potere che si possa esercitare, potere anche politico che si può esercitare, è quello di dire tu sta zitto, oppure di te. E io questo lo considero come qualcosa che può andare verso una deriva autoritaria, al di là del fatto che le caricature mediatiche che vengono fatte riguardo alle,
al dibattito, che è un dibattito serio della cancel culture, poi in Italia vengono poi messe, buttate in burletta e non si capisce più di che cosa si stia parlando. Però ecco, io ho un atteggiamento un po' ambivalente rispetto a questo argomento, su cui non me la sento di poter esprimere un giudizio, forse perché non l'ho capito abbastanza, così, ma sì, capisco la domanda, capisco il senso della domanda riguardo una possibile convergenza tra insomma, l'uso reazionario, possibile uso reazionario di questo tipo di censura, perché alla fine di censura si dovrebbe trattare. Benissimo. Che rispecchia la mia confusione. Assolutamente, assolutamente. Piuttosto che risposte, diciamo, su temi così complessi che semplificano e poi chiudono lo spazio a ulteriori risposte, è meglio semplicemente di vedere la domanda senza dare ulteriori risposte. Ora, io appunto penso che ci eravamo andati un'ora e mezza, siamo quasi sulle due ore, quindi possiamo concludere se appunto nessuno dei relatori ha contributi volontari da dare ulteriormente. Io appunto chiuderei semplicemente ringraziando ovviamente i relatori e il pubblico virtuale che noi qui vediamo con dei numerini, delle faccine, quindi è un po' brutto, eravamo abituati appunto a degli eventi in presenza, ora purtroppo ci stiamo abituando a degli eventi di questo tipo. Chiuderei non facendo ulteriori riflessioni perché altrimenti arriva la confusione, come ha mostrato la professoressa Pisanti in quest'ultimo caso, ma semplicemente rilanciando agli ultimi due incontri del ciclo L'alternativa nella storia. Domani mattina alle 11 avremo l'incontro sul lavoro come motore della storia, interverranno Marta Fana, Alessandro Stanziani e Bruno Settis, quindi questo la mattina. Invece il pomeriggio, pomeriggio sera, tardo pomeriggio alle 19, abbiamo l'intervento di Carlo Ginzburg sull'alternativa nella storia. E appunto chiudiamo con una firma estremamente autorevole appunto chiudere un ciclo di interventi che è stato molto intenso, spesso nemmeno noi, diciamo, organizzatori siamo riusciti a stare dietro. Fortunatamente c'è una rete di associazioni che ha sostenuto il tutto, e soprattutto a sostenerlo è anche, diciamo, la disponibilità dei relatori. Quindi chiuderei ancora ringraziando i quattro relatori di oggi per il tempo e i preziosi contributi. Saluto il pubblico e ecco, quindi seguiteci, continuate a seguirci e speriamo di poterci rivedere virtualmente anche domani.